a Cadica la situazione dei concessionari che aderisce e del gioco pubblico che aderisce a Confcommercio. L'iniziativa di queste signore è un'iniziativa lodevole e la nostra associazione ha dato la sua adesione già in occasione della precedente manifestazione che hanno fatto nel pieno rispetto delle regole. Il punto è questo, si chiede, il comparto chiede una riapertura potendo garantire la piena sicurezza degli utenti e dei lavoratori. E se guardiamo avanti che cosa dobbiamo affrontare, certamente è un periodo in cui con il virus dobbiamo convivere e la chiusura non è certamente la soluzione. Lo stiamo vedendo per tantissimi altri comparti che hanno ottenuto la riapertura perché stanno garantendo alla popolazione, agli utenti e ai lavoratori la piena sicurezza. Il comparto del gioco pubblico può fare esattamente la stessa cosa, essere aperto, dare sicurezza con i propri protocolli ai propri lavoratori e agli utenti e agli avventori dei luoghi in cui viene distribuito il gioco e quindi chiede semplicemente di non ricevere un atteggiamento discriminatorio rispetto ai trattamenti riservati ad altri. È impensabile andare avanti con chiusure in un periodo che necessariamente vedrà il mondo convivere con il virus. Quindi non si può reagire al virus con la chiusura, ma si deve reagire con le aperture in piena sicurezza. Perché è vero, esistono dei protocolli molto rigidi anche per le sale giochi, sale scommesse, sale bingo, protocolli che garantiscono sicurezza sia per il personale sia per gli utenti. I protocolli sono stati redatti da nostri tecnici, sono stati validati da esperti indipendenti, si sono i responsabili della sicurezza di migliaia di aziende che con la piena responsabilità della sicurezza dei lavoratori e degli avventori hanno messo le loro firme e hanno valutato che sono dei protocolli super attendibili. E poi diciamocelo chiaramente, questo è un comparto che ha una modalità di distribuzione del prodotto che proprio strutturalmente dà una sicurezza agli avventori e ai clienti. E tutto è possibile contingentare le presenze degli utenti negli ambienti di distribuzione del gioco. Ma poi se pensate a quali sono i prodotti a cui l'utente accede, sono dei prodotti che sono lavabili con un panno. Provate a fare un piccolo pensiero ad una persona che si trova un paio di jeans e poi li rilascia invece nello scaffale, quelli difficilmente possono essere igienizzati e mi sembra che giustamente invece continuano ad essere aperti gli esercizi commerciali in cui è possibile acquistare questi prodotti. L'esempio è banale, però è veramente tutto qua. È un comparto che dà lavoro a centinaia di persone, perché continua a vedere migliaia di lavoratori? Perché continua a vedere nel governo un atteggiamento patrigno? Perché continua a vedere? Dal governo un atteggiamento patrigno. Guardi, io non so esattamente cosa intenda per atteggiamento patrigno e da parte del governo. Quello che il comparto chiede è di non ricevere atteggiamenti discriminatori e chiede di veder messa davanti la valutazione tecnica della sicurezza, che è l'unico discrimine, l'unico elemento valutativo che si può, che vediamo essere messo in campo per capire se si può essere aperti o se non essere aperti. Questo è il caso. Nessuna discriminazione, teniamo bene a mente l'aspetto tecnico, mettiamo via qualsiasi forma di ideologia oppure di morale nella giudicare la essenzialità del servizio che uno presta, perché tante volte il comparto si è sentito dire: guarda che il prodotto messo a disposizione non è essenziale. A parte che questa è una cosa che è tutta da vedere, per il semplice fatto che vediamo se non è essenziale assicurare la presenza sul territorio di un'offerta pubblica di gioco, quindi che contrasta l'illegalità, no? A parte il fatto che bisogna valutare che ognuna di queste persone è qualificata dall'ordinamento giuridico come incaricato di pubblico servizio, cioè ha le stesse responsabilità di una guardia, di un pubblico ufficiale, quindi forse è essenziale il servizio che presta, ma a prescindere da questo l'essenzialità non c'entra, perché se vediamo quanti sono gli esercizi commerciali che mettono a disposizione
e attività che sono aperte, che mettono a disposizione i servizi, si vede che questi non sono necessariamente essenziali, non c'è un bollino di essenzialità. Quello che è essenziale è presidiare i territori, arginare l'illegalità e tutelare centinaia di migliaia di posti di lavoro, oltre 150.000 posti di lavoro, decine di migliaia di imprese sui territori, 10 miliardi, 11 miliardi di gettito erariale sottratto quindi dal sommerso. Di questo qua possiamo parlare, perché mi sembrano cose veramente molto essenziali. Grazie.